Ciao. Ciao Marco, ma come mai hai portato il televisore? Potremmo chiedere al professore di farci vedere un film di Harry Potter. No, è rotto, devo buttare. Ma questo lo devi portare in discarica, mica a scuola. Vabbè, ormai ho avuto la recensione della carta, è più grande. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ci fa un televisore in cessione della carta? Matteo aveva questo televisore, non sa dove portarlo. Buttiamolo giù dal balcone, qualcuno lo porterà in discarica. Ah, buona idea. Ma chi è il campione? C'è quasi arrivato un televisore in testa. Andiamo a spargere le luci. Avvisiamo Teleperambiente, faranno sicuramente un servizio. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla scuola Antonelli di Torino. A seguito di alcune segnalazioni siamo venuti qua a fare un'indagine e a vedere se questa scuola media è in media. Sono assieme a un piccolo campione di allievi della terza C. Ditemi, voi a casa fate la raccolta differenziata? Sì. No. Forse. Ma comunque la lezione è stata migliorissima come al solito. Già, ma cosa ce ne facciamo nella vita della statistica? Ma che ne so io? Eva! Ma che fai? Nulla, perché? Vedi che ci sono due cestini, mi pare che la confezione della tua merenda si butti con la carta. Ma nella carta ci sono altre confezioni, ci sono la tua, i denti sono nella plastica. È l'unica, perché? Ma prendila e buttala nel cestino giusto. Ok raga, la prossima volta farò più attenzione, mi voglio differenziare. L'Italia ha bisogno di campioni. E adesso passiamo alla linea Matilde. Grazie Paola, ora proseguiamo la nostra indagine insieme a due allievi di terza C, Anna e Carola. Chi si occupa di solito di svuotare i cestini della vostra classe? I collaboratori scolastici. Guarda! Allora ragazzi, la nostra indagine finisce qui, ma vogliamo concludere con un'ultima domanda. Cosa si potrebbe fare secondo voi per migliorare la raccolta differenziata in questa scuola? Eva? Potremmo aggiungere cestini per la plastica nei corridoi. E magari possiamo impegnarci ad usarli, vero Eva? Sì! Vogliamo essere dei campioni! L'Italia ha bisogno di campioni e ora che so che cosa serve la statistica, sono un campione anch'io. E mi raccomando, TV, PC e ingombranti, non si lanciano sui passanti.